Bentornati, il mio nome è Omega Rainbow, questo è Feed the Beast. Quando sono tornato ho trovato una sorpresa. Andiamo subito. Che bella la luna, eh? Andiamo subito a scoprirla questa sorpresa. Ah, allora, vedrete, ho fatto un pochino di cambiamenti. Recendo. Oh, troppo. Abbiamo aggiunto un po' di finestre qua, in modo da poter guardare questo splendido panorama. E abbiamo scavato un altro pochino. Eccoci. Per creare un'area un po' più ospitale di quanto era stretta prima. Giancarlo l'abbiamo messo qui. Così abbiamo un simpatico commerciante in casa che vuole un sacco di roba per della porcheria. E magari un'altra volta, eh? Sentite? Lo sentite questo suono? Ecco che aumenta, eccoci qua. La sorpresa che ho trovato, non badate a. Non è. È tutto ancora da finire, chiaramente. Il nostro benvenuto, have fun, Obsidian Punchers. Spero che non sia troppo forte il suono. Pare che mi abbiano nascosto uno di quegli insettacci cicalosi dentro i muri, ma mi hanno anche fornito Ommi! Grande! Una tartarughina! Così posso iniziare a fare tutte le scavature, tutti gli scavi che mi possono servire. Quindi, ah, c'è. Uso quel carbone? No, andiamo a prendere la carbonella. Così possiamo anche. Questo buon cibo, no, le torce no, le sono finite. Questo buon cibo, le patate poi le cuciniamo. Carbonella, un sacco di carbonella per la mia tartarughina. Spero che sia mia, che me la possa tenere. Non me la restituirò mai più. Allora, mangiati tutto. Voilà. Così puoi scavare per un bel po' e non occupi spazio nell'inventario. Allora, mettiamola subito all'opera. Vediamo se funziona. Perfetto. Tartarughina, eccola qua. Io direi che inizio a scavare direttamente lì. Devo metterlo a un livello più basso, però se no si mangia. Vabbè, mangiati il cartello. E scava un po'. Guarda che bello la mia tartarughina. Ommi. Mi piace come nome. Il cartello dove fai? Il cartello te lo sei già mangiato, giusto? Torce, ne ho. Devo scaricare qualche programma per fargli fare i tunnel, piazzando anche le torce. Non hanno mica nascosto nel soffitto. Wow! Oh, mannaggia, c'è già l'uscita qua, e chi se lo aspettava? Fermati, non serve che scavi. Fermati. Mettere un po' di terreno qua sotto. Vieni qua. Allora. Perso cose? No. Togliamo qua. Non ho una pala? Ah, sì che ce l'ho una pala. Questa brutteria. E poi. Wow. Torniamo su e qua ci mettiamo un muretto temporaneo. Ah, lo so io cosa ci mettiamo. Sto pensando, eccoci. Così si può dire che si impara anche qualcosa nel
da questa serie. Voilà, eh? Lo sapevate questo? Vedete che è sparito questo. Andiamo con questo. Voglio prendere 14 cobblestone. Invece che dover fare la metà della metà della metà e poi cliccare tante volte, potete semplicemente usare la rotella per prenderne esattamente. Ne voglio 19. Guardate questo qua al centro. Ah, ho trovato un inghippo. Se sono pieni gli stack non ne ciuccia altri. Vediamo così. Voilà. Hop. Però non li rimette a posto. Funziona solo in un senso. Ah, ma li posso succhiare da qua sopra? Ne voglio avere esattamente 30. Voilà. Eh? Se no con spazio clic posate tutto quello che avete nell'inventario e viceversa, raccogliete tutto. Quante ne so? Adesso non so più cosa avevo nel mio inventario. Allora, un po' di cibo sicuramente. I muretti, muretti. Andiamo a mettere i muretti prima che sia buio e mi entrino mille mostri in casa. Wow. E poi continuiamo la ricerca. Voilà. Qua mi cadono in testa. Mettiamo un po' di cobblestone temporaneamente. E poi aggiusteremo. Diabolici Ripper e Mattia. Cos'è quel cubetto lì? Cioè, non quel cubetto, questo. Sai che qua tra poco arriviamo in superficie, eccoci infatti. Sarà mica una cosa che solo in superficie non c'entra niente con Mattia. Ripper. Ah, sarà attaccata a qualche albero. Sto facendo dei salti assurdi e pericolosi. Beh, com'è che sei diventata silenziosa? Sono troppo lontano. Forse sono troppo lontano. Dov'è finito il mio ingresso? Eccoci lì. Hop. E sentiamo di nuovo la cicala. Maledizione. La troverò prima o poi. Facciamoci una porticina, va? Si può fare una porticina di pietra? Forse no. Mi sa di no. Ah, questo anche per vedere che ore sono senza farsi l'orologio. Gate. No, c'è solo di legno. Ok. Qui per adesso dovrebbe essere abbastanza. Vabbè, i ragnazzi possono entrare, ma almeno c'è un po' di avventura. Ah, qua c'è un altro buco. Questa casa finirà per essere piena di buchi. Allora, intanto che cerchiamo. Il grillo, la cicala, quel che è. Mettiamo all'opera Ommi. Dove è finito? L'ho già perso. Ommi, vieni qua al lavoro. Allora, mi serve che vai un po' laggiù. E poi scaveremo un buchetto. Così che volevo uno smeraldo e della ghiaia. Se ti do solo 3 di ghiaia, mi dai qualcosa? No, eh? Vabbè, eventualmente commercerò con te così sviluppi più abilità.
La gabbia del tunnel è che solo 2 è alto. Mi rende un po' claustrofobico questa cosa. Vabbè, qua tanto iniziamo un bel bucone e non vi tedio. Se no, sto dicendo, non mi tedio con un video di me che segue la tartarughina per accertarmi che faccia bene il suo dovere. Allora, gli mettiamo dei bauli. Non ho i bauli. Me li devo fare i bauli. Me li devo fare. Allora, adesso che abbiamo una tartarughina, ci prendiamo un po' di risorse così possiamo iniziare a fare un po' di feed the beast con qualche macchinario. Excavate. Perfetto, non questo. Fuel, così vediamo il livello. Non so, ci program. Refuel. 1685. Ne ha per giorni. Con il comando excavate gli facciamo fare un buco fino a bedrock, fino a livello quel che è del bedrock, largo sono un po' titubante a farlo troppo grande perché non vorrei che si attaccasse del terreno. 5 di lato, però viene piccolo. Scavate 6. E man mano che si riempie l'inventario, se ne torna qua indietro e deposita nel cesto. Spero di aver posizionato correttamente il cesto. Mentre lui scava, io vado a cercare questa cicala. A tra poco. Piccolo aggiornamento sulla tartarughina che piano piano sta scavando il suo buchetto e continuerà così fino a bedrock, il letto di pietra, ecco bedrock com'è. E man mano che si riempie sale, scarica. Ok, io continuo a cercare, come vedete sto facendo buchi dappertutto che sì, saranno utili stanze per il resto della mia casa. Quindi uniamo l'utile al dilettevole con questa ricerca della cicala. E ho finito la pala, ecco perché ero tornato su. Ho finito la pala, mi si è scassata la pala. Di qua. A tra poco. Ecco cosa ho trovato scavando, non ho idea. Sembra uno dei blocchi da la Twilight Forest dei Minotauri. Il che mi suggerisce che qui intorno possa esserci dell'altro. Perché non è esattamente un blocco che si trova in nature qua nel mondo di sopra, nell'overworld. Quindi proseguiamo la nostra salita. Ehi là! Guarda che bello! Non voglio girarlo e vederlo da sopra. Magari mi arriva qualcosa alle spalle e mi ammazza, eh? Non vorrei tirarmela addosso adesso, ma non sono ancora morto su questo server. Non mi dispiacerebbe continuare a non morire. Poi là. Questo qua magari è il muro di carbone che arriva fino in camera mia. Vediamo se è quello. Siete curiosi di sapere cosa c'è qua dentro, eh? Eccolo lì, il muro di camera mia, perfetto. Possiamo farci una porta qua che esce direttamente. Ottimo. Eccoci. Va bene, dai. Siamo stati sulle spine abbastanza lungo. Ma guarda che carino, proprio. E poi una volta che lo raccolgo cosa ci faccio? Non lo so. Sto pensando a cosa farci, intanto che
ripuliamo un po' quest'area. So che adesso c'è un buco enorme che mi... mi entra in casa, mi posso entrare in casa di tutto di più proprio. Tra adesso lo tappiamo in modo terrificante così. Torniamo su. E così finiamo di tappare. Merda! Au! Finiamo di tappare, dicevamo. Ma Dio! Scusate! Ma diamine! Mannaggia, per dirindindina, perché sono così idiota da continuare a saltare con degli ostacoli sopra la testa? Eh? Madonna, sto facendo un obbrobrio, è un abuso edilizio. Ups, bello e buono questo qua. Ma fidatevi che posso saltare adesso liberamente? Oh, fidatevi che è solo temporaneo. Poi lo abbellirò. Adesso voglio scoprire cosa c'è. È arrivato il momento della verità. Finalmente. Oh, non ce la farò mai con questa piccozza. Non ci avevo pensato. Questi qua sono dei blocchi durissimi da distruggere con delle cose di diamante. Con questa di pietra veramente non si può neanche farci niente di niente. Ah, attenzione. Qualcosina si può fare. Però non vorrei perderlo. Allora, te a che punto sei? Ti stai impasticciando con l'acqua e la compagnia bella, eh? Vabbè, non ho idea di come funzioni l'acqua con te. Hai posato qualcosa? Hai posato niente. Ah, vabbè, andiamo di pietrazze. Eccoci, dannato grillo. Abbiamo preso quel blocco. Bella storia. Una piccozzata in testa ti tiro. Tra un po' dovrebbe smettere questo suono terrificante. Tanto noi andiamo avanti con la... Vediamo come aggiustare sto macello. Mi è appena venuta in mente. Mi è appena venuta in mente che sono un idiota. Invece che usare la picozza, avrei dovuto semplicemente prendere la tartarughina, piazzarla qua davanti e in un attimo faceva fuori il cubetto. Vabbè. Ci sono cascato in pieno. Maledetti Obsidian Punchers. Maledetta tartarughina. A fare la gnorri qua a scavare nell'acqua. Mentre io tribolavo di là. Oh, si è preso, si prende del carbone. Vediamo se riesco a zoomare senza cadere. Sì. Va bene. Continuiamo la decorazione di questa casetta che è veramente un po' triste. Tutta di smooth stone. Così.